Qui abbiamo il Wi-Fi Home Plug di Sitecom, che ci permette di trasformare qualsiasi presa elettrica della casa in un hotspot Wi-Fi. Vediamo ora il contenuto della scatola. Questa Home Plug verrà inserita nella presa vicino al router. Una volta collegata, invierà il segnale internet attraverso la rete elettrica. L'altra Home Plug verrà inserita in qualunque presa della casa per trasformarla in un hotspot Wi-Fi. Ci sono anche due cavi di rete e il manuale di installazione. Questo è il contenuto della scatola del Wi-Fi Home Plug. Ora installiamo il Wi-Fi Home Plug. In questo caso ci occorre un solo cavo, quindi mettiamo da parte l'altro. Prima di tutto prendiamo l'Home Plug che ha la presa incorporata. Lo inseriamo in una presa vicino al router. Poi usiamo il cavo di rete per collegarli. Ora dobbiamo disporre il secondo Home Plug in un punto dove vogliamo il Wi-Fi. Lo inseriamo nella presa, premiamo il pulsante, attendiamo 2 minuti fino a quando tutte le spie smettono di lampeggiare e siamo pronti per l'utilizzo. Naturalmente è consigliabile creare un collegamento protetto. Procediamo così. Andiamo all'Home Plug vicino al router e teniamo premuto il pulsante per 10 secondi. Andiamo poi all'Home Plug nell'altra stanza e teniamo premuto il pulsante di protezione per 10 secondi. Attendiamo 20 secondi e teniamo di nuovo premuto il pulsante per 2 secondi. Infine, ritorniamo all'Home Plug vicino al router e teniamo premuto il pulsante ancora per 2 secondi per creare il collegamento protetto. Creare un collegamento, ad esempio con l'iPad, è molto facile. Andiamo su Impostazioni, facciamo clic su Wi-Fi e cerchiamo il nome di rete del Wi-Fi Home Plug. Inseriamo la password WPA2 e il collegamento è stabilito.